Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Il decreto legge numero 59 rappresenta una necessità, nonché una serie di scelte nel settore artistico, legate soprattutto alla gestione del personale addetto. Esso contiene una serie di aggiustamenti volti a ottimizzare e razionalizzare alcune norme inerenti a alcuni ambiti di competenza del MIBAC. È composto da 5 articoli. L'articolo 1 incide e si pronuncia sui rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato presso le fondazioni liriche sinfoniche, a seguito di alcune sentenze della Corte di Giustizia in materia di contratti, e se non si fosse intervenuti con il decreto in esame, avrebbero generato una mole di contenziosi ed imbarazzanti ricorsi da parte del mondo artistico, mondo, ricordo, che rappresenta uno dei tanti vanti italiani. Si stabiliscono norme più stringenti per l'applicazione dei contratti a tempo determinato, consentendo alle fondazioni di stipularli solo per esigenze contingenti e temporanee, purché ciò avvenga con atto scritto a pena di nullità per una durata complessiva di 48 mesi, anche non continuativi. Questa tipologia contrattuale per decenni è stata applicata ai lavoratori dello spettacolo in deroga rispetto alle norme vigenti, generando infatti sacche di precariato. Riguardo al reclutamento del personale a tempo indeterminato, invece, il decreto stabilisce che debba avvenire con procedure selettive pubbliche appena la nullità. Si regolano inoltre le procedure per la definizione delle dotazioni organiche, si stabiliscono limiti alle assunzioni a tempo indeterminato in termini di spesa complessiva ed in coerenza con il fabbisogno e si prevedono procedure selettive riservate al personale artistico e tecnico, nonché al personale amministrativo in possesso di determinati requisiti. In tal modo il provvedimento intende porre un argine ad abusi e discriminazioni, adeguando il sistema legislativo nazionale sul ricorso al lavoro a tempo determinato negli enti lirici, alle norme di diritto interno ed europeo vigenti, e ad assicurare il rilancio delle fondazioni in termini di programmazione e di sviluppo, assicurandone la prosecuzione delle attività istituzionali ed il conseguente accrescimento dei settori economici connessi, incoraggiando i responsabili dei teatri ad assumere per concorso personale in pianta stabile con dotazione di organiche certe. Con un aggiustamento strutturale si potranno così determinare rilancio, programmazione e sviluppo, ed il tutto avendo un occhio di riguardo alle misure a sostegno di opere di espressione originale italiana. Nell'articolo 2, oltre ad assicurare un più adeguato svolgimento dei servizi generali di supporto delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e delle strutture periferiche, si autorizza, oltre ai 15,4 milioni di euro ai fini del bilancio 2019-2020, una spesa da parte del Ministero per i beni e le attività culturali di circa 20 milioni di euro degli utili derivanti dal gioco del lotto per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per assicurare un più efficace svolgimento delle funzioni di tutela e conservazione dei beni culturali. In tal modo viene data un'adeguata risposta alla sempre più crescente domanda di fruizione dell'enorme patrimonio artistico del nostro Paese. Si prevedono anche norme per il cinema e l'audiovisivo che in parte ridimensionano e in parte rendono applicabili alcuni punti della legge del cinema varata dal precedente ministro Franceschini, rendendo le norme più funzionali, graduali e flessibili.
Nello specifico vengono modificate e slittano a gennaio 2020 le norme che disciplinano la promozione di opere europee e italiane e che ridimensionano le percentuali di titoli italiani che le emittenti private sono obbligate a programmare e in parte anche le aliquote relative agli obblighi di investimento sulla produzione italiana. Inoltre sono confermate le severe sanzioni a chi si sottrarrà a questi vincoli. Viene inoltre modificata la composizione della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, incrementando da 5 a 15 il numero degli esperti, per il cui fine l'accesso a contributi selettivi destinati prioritariamente alle opere cinematografiche e in particolare a opere prime e seconde, opere realizzate da giovani autori, film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie e opere di particolare qualità artistica. Con l'articolo 4 si esclude dal 1 luglio 2019, dopo 7 mesi dall'entrata in vigore, ci tengo a dire al PD, anche lo spettacolo viaggiante dell'obbligo di utilizzare biglietti nominali, oltre ad altre tipologie di spettacolo che agiscono già in deroga. L'articolo 5 è volto ad accelerare le procedure di appalto per la realizzazione degli interventi necessari per l'evento del campionato europeo di calcio 2020 che avrà luogo nella capitale, garantendo l'integrità e la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale di Roma. Tale intervento normativo urgente non mortifica la cultura, ma auspico invece che sblocchi ed esorti tante produzioni artistiche attualmente ferme per incertezza normativa e soprattutto per incertezza identitaria. Opere che vanno dalla lirica al cinema, ambiti nei quali l'Italia si è sempre distinta per l'alto livello qualitativo. A tale decreto perciò si affida un settore trainante non solo per l'arte ma anche per l'economia, visto l'indotto che alimenta, e la Lega quindi si esprimerà con parere favorevole. Grazie.